L'estate terribile è arrivata. Ma essere allineati. Allora, io non sono mai stato, nel senso, fin da piccolo sono cresciuto dentro dei collegi, per cui l'idea di essere in qualche modo allineato mi ha turbato fin da piccolo. Le scelte di un uomo o di una donna che riguardano la musica, la vita, il compagno o la compagna che ti cerchi, come mangi, come ti vesti, come ti comporti con le persone, hanno a che fare proprio, secondo me, con il senso di civiltà, di civilizzazione, di società. Io sono una persona non allineata perché non mi comporto come ci si aspetta, perché faccio delle scelte e le racconto senza temere, perché accetto le differenze, perché mi sento una persona libera mentalmente e perché soprattutto ho, come dire, non ho paura del futuro. E vedo che c'è una facilità di essere sottomessi ai desideri degli altri, alle paure degli altri, per esempio. Ecco, io questa cosa ho imparato a combatterla fin piccolo, proprio perché volevo avere l'opportunità di dire che sono diverso, mi piace essere diverso e penso che sia un grandissimo valore, perché nel fare questo disco in maniera così, se vuoi, disallineata con quello che si aspetterebbero da uno di 46 anni, tra l'altro, ho scoperto che la mia casa discografica è totalmente simile, nel senso che se ne sono fregati del fatto che non fossi più un ragazzino, fregati del fatto che avessi comunque mille altre attività come autore. Questa cosa è una libertà intellettuale ed è un valore gigantesco, supremo, secondo me. L'album è chiaramente tuo, però diciamo c'è stata la voce dei Razers, chiamiamoli così, sì. Perché è partito tutto da un crowdfunding prima che appunto entrasse in gioco la casa discografica, perché hanno avuto voce in capitolo queste persone. Hanno scelto anche alcune canzoni della scaletta. E volevo capire com'è stato, se andava incontro anche a quello più o meno che tu ti immaginavi, se sei rimasto sorpreso anche da alcune cose che ti hanno detto le persone che hanno finanziato. Sono rimasto molto sorpreso, soprattutto nel vedere che molte persone erano molto più giovani di quanto mi aspettassi, arrivavano da molto lontano solo per venire a passare qualche ora con me e scegliere una canzone. Una cosa che ha a che fare con il desiderio di appartenere a qualcosa. Io appartengo a questo disco tanto quanto come ognuno di quei 150 Riser appartengono a questo disco. Lo abbiamo fatto come se fossimo una grossa squadra, ok? Ce n'è, non so, cioè una persona, un riser addirittura, si chiama Luciano, che lui stampa libri, stampa poster. Lui è diventato il top riser perché veramente ha detto, ok, ti produco io, ok? Era un elemento, tu potevi prendere da 10 euro a 3.000, ok? La sua passione, la passione di queste persone, a me ha dato talmente tanta energia che mi ha fatto anche intendere il mio lavoro di cantante, cantautore, in un altro modo. Insomma, improvvisamente ho capito che per loro era molto importante, più di quanto fosse importante per me in quel momento. E questa cosa mi ha fatto riflettere molto. Intanto ho capito, per esempio, che dovevo dare a me stesso un po' più di chance, ok? Quindi di solito poi noi siamo i primi a smontare i nostri stessi desideri. Questa cosa mi ha rafforzato tanto invece, e ognuno di quelle 150 persone ha messo un mattone sia nella fiducia che ho in me stesso, sia nell'opportunità di fare un disco. Saranno fondamentali poi. Tra l'altro ho scoperto di avere dei fans veramente molto intelligenti, simpatici, educati. Sai quando dici, oh wow, evidentemente certa musica attrae certe persone. Giusto. Sì, la maggior parte sono ragazze, tra l'altro. Voglio sottolinearlo perché sembra incredibile anche a me, però è così. Lo sto dicendo da giorni perché devo spiegarlo ovviamente, ma l'invito è il più naturale del mondo, cioè l'invito a
da dividere con altri la propria passione, con passione, a compartire con altri, essere emotivamente aperti. L'invito è a conoscere e a non farsi spaventare dalle differenze. Per esempio, l'invito è anche ad avere coraggio, perché quando uno ascolta questo disco deve sempre pensare che non è un ragazzino a farlo, è un uomo di 46 anni. E non è vero che la musica la fanno soltanto i ventenni. La mia generazione, che è quella che ha iniziato a fare, io ho iniziato a fare i primi dischi nell'86, ok? Avevo 16 anni. Sono più fresco adesso di quanto lo ero prima, perché ho lavorato con tante persone diverse, giovani, più, meno giovani, più bravi di me. Però questo vuol dire che se si ha la curiosità nella vita e se si ha soprattutto anche l'umiltà di imparare dagli altri, veramente tu puoi fare musica a qualsiasi età in maniera molto lineare e fresca, cioè. E questo disco per me rappresenta questo, l'opportunità di far vedere quanto elastica è la mia testa in questo momento, che non ho più 16 anni, ma che ho imparato anche dai 20 anni di oggi. Nel senso, io faccio dischi ogni 3 anni, ne faccio uno io più o meno ogni 3 anni. La differenza adesso è che lavoro con una bellissima casa discografica, però la mia attitudine è rimasta la stessa. In realtà, se mi stai chiedendo se c'è qualcosa di nuovo in tutto questo, ti dico di no. Cioè, di nuovo c'è soltanto il fatto che sono supportato da delle persone che mi conoscono più di altre, in questo caso la Universa. Ma scrivere per altri o scrivere per me comunque mi implica lo stesso tipo di passione che io esercito con grande gioia.